Vi parliamo di effetti che prendono ispirazione dalle pietre naturali, effetti dall'estetica opaca, in trend con le tendenze dell'architettura di interni contemporanea, per ambienti dal forte impatto visivo. Effetti che si realizzano con il rivestimento decorativo di fondo rilievo, per personalizzare ogni ambiente con effetti testurizzati che creano armonia e grande personalità. Rilievo viene presentato in abbinamento a svariate finiture decorative, quali Marco Polo, Fontego, velature, con risultato finale realistico e di grande pregio artistico. La texture dell'effetto madrepietra mostra profonde rigature in orizzontale e al tatto abbiamo una morbida e piacevole rugosità delle superfici, data dal decorativo di finitura semicoprente velature. Per preparare adeguatamente il supporto murale utilizziamo Marco Term Primer, fissativo idrodiluibile semicoprente applicabile a rullo o a pennello. Lo diluiamo da un 20 a un 30%. Iniziamo l'effetto madrepietra con la prima mano. Andiamo ad applicare rilievo col frattazzo d'acciaio e la spatola e lo spessore sarà di circa 2-3 mm in modo tale da poterlo lavorare. Una volta stesa la prima mano, con il prodotto ancora fresco, andiamo a lavorarlo e a fare dei solchi che saranno le venature della nostra pietra e utilizziamo la parte lunga e la parte corta del frattazzo d'acciaio. Ora, mentre aspettiamo che il prodotto asciughi, approfittiamo per andare a lisciarlo leggermente. Utilizziamo uno spruzzino con un po' di acqua e una spugna umida per andare a rendere la superficie più liscia e realistica. Aspettiamo circa 24 ore fino alla completa asciugatura del prodotto e adesso andiamo a colorarlo. Prima di applicare velature mi aiuto a ridurre l'assorbimento di rilievo spruzzando un po' di acqua. Andiamo a colorarla con velature, decorativo opaco semicoprente. La tinta scelta è la A644, andiamo a metterne due, prima iniziamo con questa e utilizziamo la spugna per andare a sfumare. Il prodotto è già stato diluito con l'80-100% di acqua. A questo punto, anche se non ho coperto tutta la superficie, cambio di velatura, utilizzo la A647 e vado a completare e sfumare di nuovo con la spugna. Abbiamo applicato l'effetto madrepietra.